Slime! Questa è arte per te. Arte per te. Su Arte per te, oggi facciamo lo slime basico, facile e di sicura riuscita. È rosso, rosso Arte per te. Andiamo di là e andiamo a vedere lo slime basico come si fa. Ed ecco gli ingredienti per preparare il nostro fantastico slime. Fallo vedere Enzo! Guardate che bello, zero residui e tanto schiacciavolezza di slime. Sì, allora, sta un po' sexando nello slime. Allora, per fare lo slime ci occorrono, aspetta un attimo tesoro, 400 g di colla trasparente, 3 g di bicarbonato di sodio, qualche goccia di colorante alimentare e noi abbiamo messo 30 g di liquido per lenti a contatto. Bene, procediamo con la nostra mega ricetta. Ed eccoci pronti per preparare il nostro slime! Slime base. Allora, cominciamo con la colla, la normalissima colla liquida per la scuola, quella che non incolla nulla ma fa venire tanto tanto bene lo slime, e ne mettiamo tantissimo, 400 grammi, dai, 400 grammi di slime, yeah! Adesso il colorante. Facciamo rosso? Sì, tanto ne possiamo fare tanti altri, vero? Allora, posso farlo anche viola se vuoi? Sì, vabbè. Ah, facciamo che questa ne facciamo due slime, dai. Con questo ne puoi fare uno, poi se vuoi ne possiamo fare un altro. Ne facciamo un altro. Allora, qualche goccia di colorante, va bene? Sì. E mescoliamo. Mescoliamo? Sì, poi vai, mescola. Che bello! Super wow! È lo slime di Dracula. Che bello! Mescola Enzo. Ti piace? Sì, ma in questa vita ne facciamo due o uno? Uno per adesso. Mettiamo il bicarbonello? Sì. Ora aggiungiamo il bicarbonello monello. Aggiungiamo pochissimo. Allora, cioè, su 400. Una pietra. Sì. Su così o è troppo? Vabbè, così. Così. No, forse un po' meno. Ne mettiamo 2 grammi. 2 grammi. Allora, mescolo io. No, mescola. Si deve mettere Vai, mescola, non ti preoccupare. Mescola. Abbiamo qua l'esperto di slime, un certo Enzino. Enzino l'esperto. E adesso. Dai, mescola. Ok. Vado io che tolgo i grumi? Sì. Frullatore. Frullatore? Non sono frullatore. Ci voleva il frullatore? Potremmo passarlo, volendo. No, grazie. No, grazie? No, si rompe. No, frullatore. Adesso mettiamo a zero e mettiamo il liquido per le lentine. Ok, aspetta. Basta! Mettiamone 20 grammi e mescola, vediamo se viene il nostro slime. Mescola tu, però Sta diventando un po' slime. Aspetta, attento, mettila qua. Sta diventando slime. Oh, sta diventando uno slimoso? Wow! No. Che c'è? È duro? Mescolo io? Intanto schiacciamo bene le ultime particelle di bicarbonato. Ci siamo, amico, ci siamo, si stacca, fa il rumore giusto, amico, che mi pare che sia venuto molto bello. Sì. Si stacca da tutte le pareti, ma quando si stacca dalle pareti è pronto. Sì. Abbiamo fatto lo slime, evviva, quello che piace a Enzo. Sei contento? Sì, ora dobbiamo sporcarci le mani. Sì? Dobbiamo toccarlo? Sì, no, ora dobbiamo toccarlo. Ma non lascia residui il nostro slime, è perfetto. Vediamo? Non è tanto perfetto. Allora, aspetta, se non è perfetto lo facciamo perfetto, giusto ragazzi? Aggiungiamo un altro po'.
di liquido. Di liquido. Per lentine. Per lentine, noi quella che ho io. Esatto. Proprio il tuo. Ok, ci siamo, ci siamo. Vediamo, aspetta, aspetta. Mettiamo un altro pizzico pizzico di bicarbonato, ok? Sì. Allora, lo slime è pronto. Lo proviamo? Sì, proviamo. Che cosa devo? Devo splattartelo in testa? Come lo proviamo? È meraviglioso, guarda qui, lavoriamolo un po' con le mani. Dai, tocca. E voilà, il nostro slime è pronto per farci divertire. Eccolo qui. Adesso lavorandolo un pochettino. Non lascia più residui. Scoppietta, scoppietta. Eccolo qua. Tra un po' lavorandolo scoppierete tutte le bolle che ci sono dentro, le bolle d'aria. Vuoi toccarci? Sì. Mi raccomando, è uno slime fatto con la colla, quindi dopo niente mali negli occhi, sebbene questa colla è una colla pressoché innocua, però niente mali negli occhi e niente slime in bocca, mi raccomando. Tieni Enzo. Se volete mettermi le mani negli occhi, lavatevele prima. Bravo, lavate. Guardate, è morbido, morbido, scoppiettante, tutti i residui. Non lascia minimamente residui, anche quando li lascia, vedete, basta che li poggiate sullo slime e poi residuo non c'è più. Addio residuo. Addio residuo. È troppo forte, lascia le mani asciutte, anche se quando lo toccate ha una sensazione di umido, vero? È bellissimo. Lo allungo un po'. Elasticissimo. Si sta impossessando. Super elastico. Mi sto impossessando dello slime, è vero, ragazzi, è inutile fare le foto allo slime, non c'è nulla di più divertente che vederlo all'opera, quindi lo lascio a Enzo e noi ci vediamo subito dopo, ciao! Visto che bella la nostra ricetta, seguite gli ingredienti, non cambiateli, non cambiate il peso degli ingredienti e questo slime, ragazzi, io vi dico che ha più di 10 giorni e guardate ancora che bello elastico. Poi se lo schiacciate, schioppietta pure, è fantastico, un antistress per eccellenza. Mi raccomando, non lo mangiate, va da sé. Però state tranquilli perché se usate la giusta colla non è tossico e questo è quello che interessa a noi. Potete conservarlo all'interno di una scatoletta come questa e dura un sacco. Unica avvertenza: se lo posate e lo lasciate stare, che ne so, per 10 giorni nella scatoletta, ovviamente l'acqua della lentina tenderà ad asciugarsi leggermente e allora cosa succede? Lo slime comincia a rilasciare qualche piccolo residuo. Niente paura, versate uno spruzzetto di acqua di liquido per le lentine, amalgamatelo bene e lo slime ritorna in funzione come nuovo. Vedete che bello? Morbido, morbido e poi brillante, squisciante, stupendo, scoppiettante. Create il vostro slime del colore preferito e poi postatelo sulla pagina Facebook di Arte per Te. Vi aspetto! Bene ragazzi, io e il mio slime vi diamo appuntamento al prossimo video. È bellissimo, è veramente divertente, è il gioco perfetto per i bambini durante le vacanze. Bene!
Vi aspetto su Facebook, vi aspetto su Instagram, vi aspetto su tutti i social di Arte per Te. Li trovate qui giù nel box informazioni, ma soprattutto vi aspetto qui per il nostro prossimo video. Da Ombretta, dallo slime ed Arte per Te è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!